Per ognuno di noi la qualità della vita dipende da come riusciamo a vivere all'interno del nostro mondo. Per le persone sordocieche, a causa della doppia minorazione sensoriale e della presenza, a volte, di ulteriori disabilità, è complesso avere accesso a molte sfere della vita quotidiana. Questa situazione limita l'autodeterminazione e la partecipazione. La Lega del Filo d'Oro ha incontrato in 40 anni tanti adulti e bambini sordociechi, le loro famiglie, le persone significative della loro vita e la rete dei servizi locali. Ha raccolto i loro tanti bisogni e necessità, ma anche tante esperienze concrete poco conosciute. Questo breve filmato vuole condurvi nella loro vita, presentando immagini tratte dalla quotidianità e le testimonianze che mostrano come sia possibile per tutti essere dentro il mondo. La nostra mente riceve il 95% di tutto ciò che apprendiamo attraverso la vista e l'udito, praticamente tutto. La sordocecità non può essere considerata la somma della minorazione visiva e di quella uditiva, ma una disabilità unica e specifica. La combinazione delle due minorazioni sensoriali, infatti, è di ostacolo o impedisce di svolgere completamente le normali funzioni della vita quotidiana. Quando alla minorazione sensoriale si associano altre problematiche, quali ritardo mentale o evolutivo, handicap motori, problemi comportamentali, si parla di pluriminorazione psicosensoriale. La popolazione sordocieca è molto eterogenea per età, cause e condizioni sensoriali, che variano da persona a persona. Una importante distinzione va fatta tra chi nasce o diventa sordocieco o pluriminorato nella primissima infanzia e chi invece lo diventa più avanti nel corso della vita. Questo comporta esigenze educative e riabilitative diverse. Questa popolazione presenta una forte dispersione territoriale e costituisce un gruppo minoritario ad elevato rischio di isolamento. Per rompere le barriere ed essere dentro il mondo, le persone sordocieche hanno bisogno di avere accesso a tre elementi fondamentali, interdipendenti fra loro: comunicazione, autonomia e mobilità, informazione. Parlare di qualità della vita significa innanzitutto soddisfare il proprio bisogno di comunicare con gli altri. Per le persone sordocieche è quindi fondamentale apprendere diversi sistemi di comunicazione, principalmente attraverso il tatto. In presenza di una perdita totale di vista ed udito, si utilizzano sistemi che hanno come base la conoscenza della lingua italiana, come il Malossi, la dattilologia ed il Braille, il sistema di scrittura più noto che si può utilizzare anche per la comunicazione a distanza tramite computer. La lingua italiana dei segni è invece una vera e propria lingua, con le sue regole sintattiche e grammaticali. Viene utilizzata tattilmente dalle persone sorde che perdono la vista. Molte persone divenute sordocieche utilizzano lo stampatello sul palmo della mano, che consente una comunicazione semplice ed immediata con chiunque. Quando non è possibile utilizzare una lingua codificata, la comunicazione oggettuale permette alla persona di esprimersi ed entrare in relazione con gli altri e con l'ambiente. Una persona sorda che può utilizzare ancora in maniera funzionale la vista privilegia sistemi come la LIS visiva o la comunicazione pittografica, in cui le immagini rappresentano situazioni, oggetti, persone. Una parte delle persone sordocieche utilizza ancora il canale uditivo, grazie anche a protesi ed ausili che sono in continuo sviluppo. Quattro anni fa, un servizio fondamentale per la comunicazione è l'interprete, un professionista che possiede le competenze tecniche e metodologiche per interpretare qualsiasi messaggio della lingua italiana dei segni o del Malossi. L'interprete garantisce inoltre anche l'interpretazione visiva dell'ambiente. Autonomia e mobilità sono i bisogni essenziali per ogni persona sordocieca in ogni fase della vita. Per un bambino è importante creare fin dai primi anni di vita le condizioni per apprendere le normali azioni della vita quotidiana e sviluppare le proprie potenzialità.
All'interno di questo processo, la famiglia ha un ruolo insostituibile e può rappresentare un fattore determinante. Sono tante le famiglie che manifestano la necessità di un supporto di fronte alle difficoltà che incontrano. È fondamentale, quindi, che tutte le persone significative nella vita di un bambino sviluppino un ascolto reciproco ed un linguaggio comune. Il nostro amico Francesco ci invita a casa sua per mostrarci come una persona divenuta sordocieca sia riuscita a mantenere un buon grado di indipendenza e sicurezza nel proprio ambiente di vita. Francesco ci mostra la sua collezione di opere d'arte, tutte realizzate personalmente utilizzando solo mollette e colla. Coltivando questa sua passione, è riuscito a farla diventare un'attività lavorativa. Francesco ha messo a disposizione queste sue competenze insegnando ad altre persone l'arte di costruire con le mollette e di realizzare cesti con il midollino. Qui lo vediamo in un laboratorio alle prese con i suoi allievi. Va bene. Sì. Per tutti il lavoro non rappresenta solo una sicurezza economica, ma un modo per aumentare la propria autostima, sentirsi utili e realizzati, svolgendo un'attività significativa, ognuno secondo le proprie abilità ed interessi. Anche Amerigo, come Francesco, è affetto da sindrome di Usher, una malattia genetica che si manifesta con deficit uditivo più o meno grave alla nascita, associato alla perdita progressiva della vista. Lo seguiamo una mattina come tante mentre esce da casa. Tornato a casa, Amerigo è completamente autonomo. Prepara il pranzo, fa il bucato con la lavatrice, pulisce. È fiero di come riesce a controllare e prendersi cura del suo castello. Anche per ricevere visite a casa, Amerigo si è attrezzato. Quando qualcuno suona il campanello, si aziona un vibratore che egli indossa. Ora Amerigo aspetta che il visitatore si faccia riconoscere con dei segni convenzionali, altrimenti non si entra. Amerigo e Francesco hanno riadattato le proprie abilità per mantenere indipendenza e mobilità nell'ambiente familiare, ma hanno ancora bisogno di supporti specifici per avere accesso ad un mondo allargato, come andare a fare un viaggio o andare al lavoro. Viviamo in una società basata sull'informazione e sulla conoscenza. Le persone sordocieche non possono ricevere in maniera naturale tutte quelle informazioni che normalmente noi raccogliamo grazie alla vista e all'udito. Per la loro partecipazione ed indipendenza è importante quindi garantire supporti che consentano un diverso accesso alle informazioni. Una persona di contatto è fondamentale per entrare in relazione con il mondo circostante. Per alcune persone sordocieche, accesso alle informazioni significa segnalare tattilmente un ambiente, prevedere percorsi guidati ed ogni altro stimolo tattile o visivo che anticipi una situazione. Per Francesco la lettura del giornale è facilitata dal video ingranditore o da lenti speciali da applicare agli occhiali. Amerigo è il più tecnologico. Attraverso il computer, munito di un display Braille ed uno scanner, egli può consultare il televideo e leggere le lettere, le bollette o qualsiasi altro documento. L'accesso alla tecnologia dell'informazione rappresenta sempre più un'opportunità di conoscenza, di istruzione e di lavoro. Con questo breve filmato abbiamo voluto far conoscere le esigenze e le risorse delle persone sordocieche, perché renderle visibili è già un primo passo per consentire loro di essere dentro il mondo. La Lega del Filo d'Oro è una onlus che da 40 anni lavora per promuovere l'educazione, la riabilitazione e l'integrazione delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali. La Lega del Filo d'Oro è impegnata in numerose attività a livello nazionale. Ad Osimo gestisce un centro diagnostico dotato di tecnologie all'avanguardia e un centro di riabilitazione che ospita ogni anno oltre 250 ospiti, che seguono trattamenti personalizzati e specifici programmi riabilitativi. Ricerca, documentazione, organizzazione di eventi, attività di formazione e promozione, gestione di servizi socio-educativi territoriali in diverse regioni sono le altre attività dell'ente,
che rappresenta un punto di riferimento a livello europeo per le problematiche relative alla sordocecità. Attualmente la Lega del Filo d'Oro è impegnata a portare sul territorio il patrimonio tecnico e culturale acquisito attraverso le proprie sedi di Milano, dove opera anche una comunità alloggio, Roma, Napoli e Ruvo di Puglia, e di nuovi centri operativi di Lesmo in Lombardia, di Modena e di Molfetta in Puglia. 40 anni di attività al servizio delle persone sordocieche.